è la collezione Cézanne, originariamente progettata da Gianfranco Frattini nel 75, che Tacchini ripropone quest'anno nella versione poltrona, divano a due posti e divano a tre posti. È frutto e seguito di una molto accurata ricerca archiviale nella quale sono stati seguiti i dettagli originali. È anche stata rilevata elettronicamente una poltrona, quindi un pezzo che noi ancora avevamo per riprodurre esattamente le proporzioni e le dimensioni del pezzo originale. Era stato originariamente proposto con la finitura del tubo contenitore esclusivamente in cromo lucido. Da un punto di vista di metalli sono stati introdotti il rame, e un oro spazzolato e poi tutta una serie di colori anche per la tubatura, vari tessuti con finiture che negli anni 70 non esistevano, quindi molto più resistenti all'uso anche comunitario, diciamo. Due anni fa è nato questo discorso di collaborazione che, devo dire, l'anno scorso ha portato a avere nella collezione Tacchini la poltrona Agnese, che noi abbiamo chiamato Agnese perché lo studio di papà era in via Sant'Agnese a Milano. Poi con Giusi e Maurizio Tacchini abbiamo individuato questa serie di imbottiti che mio padre aveva disegnato a metà degli anni 70, che a loro è molto piaciuta, e questa collezione Frattini all'interno del catalogo Tacchini vede quest'anno il suo secondo elemento che viene presentato al mercato. Mio padre negli anni 60-70 ha prodotto degli elementi di design che hanno avuto buona accoglienza da parte del pubblico, però la figura di mio padre è sempre stata un po' vista in secondo piano rispetto ai nomi più celebrati come Magistretti, Bellini e tramite appunto l'azienda Tacchini noi siamo molto grati a loro perché stanno così, insomma, riproponendo il nome Frattini, e questo naturalmente non può che farci piacere.